Possiamo pure iniziare. Vado veloce su certe parti e mi soffermo su altre, però se dico cose ovvie me lo dite, vado avanti ancora più veloce, se volete che mi soffermo un po' di più, insomma, un ciuc non è una conferenza, ci facciamo una chiacchierata, ecco, quello è il discorso, no? Allora. Ok, vai. Una o due parole su come è partito Project Lambda. Project Lambda è partito così. Nel 2006 Gosling disse che non avremmo mai avuto Lambda Expression in Java. Nel 2007 c'erano tre proposte diverse, totalmente incompatibili fra di loro, per introdurre la Lambda Expression in Java. Una di Joshua Block, Marco Gafter, un'altra di due ragazzi tedeschi, e nel 2008, stavolta a Devox, Mark Reynolds disse che non ci sarebbe mai stato un Lambda Expression in Java. Poi dopo, nel 2008, sempre la Devox ci ripensò e ci fu l'annuncio della partenza di questo progetto Lambda per finalmente introdurre Lambda Expression. Questo è nel 2009, quindi come vedete da qui sono passati altri 5 anni. Mi ricordo che a quell'anno alla Devox c'era questo giochino qua, insomma, la Java c'ha le Lambda Expression, però solo per gli ambiti display. E quindi la cosa è partita così, è andata avanti per un po' di anni. Devo dire la verità, è stato anche un processo alla fine soprattutto abbastanza aperto, nel senso che c'era una mailing list, parecchi gli hanno dati consigli su come cambiare le cose, focalizzandosi su certi argomenti, me compreso. Certe cose siamo riusciti a convincerli, insomma, gli abbiamo dato un po' di martellate. L'idea è questa qui, l'idea è che in Java storicamente quello che è successo è che abbiamo avuto le Lambda Expression non nella forma sintattica delle Lambda Expression, ma come idea dall'inizio, nel senso che una Lambda Expression è semplicemente una funzione, quindi per modellare una funzione in Java quello che si fa è definire un metodo, tutto qua. È questa che in Java 8 adesso si chiama Functional Interface. Una Functional Interface non è nient'altro che un'interfaccia con un singolo metodo astratto. Tutto qua. Quello che potete fare è annotare l'interfaccia con @Functional Interface, non è applicatorio, ma se lo fate il compilatore controlla che effettivamente è una Functional Interface, ovvero che un'interfaccia con un solo metodo astratto, e quindi può essere usata sotto come una Lambda Expression. Quello che succede pre Java 8 lo sapete già, bisogna per sortare in questo esempio una collezione di string, bisogna creare un anonymous inner class e c'è un sacco di rumore. Ecco, il problema di questa implementazione è il rapporto segnale rumore che parecchio scadente, c'è molta cerimonia, molta sintassi, ma la parte interessante dell'implementazione della Lambda Expression sono queste due paroline qua che sono annegate in un mare di altra roba al contorno. Quindi il problema, come vi dicevo, è che c'è una sintassi verbosa, c'è un po' di confusione di che cavolo vuol dire this qua dentro, perché this non è il this è qui dentro in Java 7, diciamo, è l'inner class, no? Però non è evidente. Ok, non si possono usare variabili non final dentro le anonymous inner class, e non c'è la possibilità di cambiare il control flow. In realtà lo scopo delle Lambda Expression dall'inizio, almeno in una delle tre proposte che vi dicevo, era più ampio, nel senso questa roba comunque non si può fare nella Lambda Expression, cioè non posso dalla Lambda Expression ritornare fuori
a cambiare il control flow del chiamante, come per esempio si può fare scala. Questo è rimasto, diciamo, come idea, ma non è mai stato implementato. Però quello che invece è importante è che siamo passati dalle functional interface alle lambda expression. Quello che facciamo a questo punto è che invece di scrivere quella classe anonima che vi dicevo, scriviamo questa sintassi qua, dove, come vedete, questi sono i due parametri della signature del metodo compare, e qui ritroviamo la nostra implementazione. Quindi una lambda expression potete vederla come un metodo dove a sinistra della frecciolina c'è la signature, ci sono i parametri, e a destra l'implementazione, tutto qua, ok? Però è molto più compatta, è molto più sintetica, e l'altra cosa carina è che c'è la type inference, perché queste due sono due stringhe, ma non glielo stiamo dicendo. Si può fare, ma in questo caso finalmente il compilatore riesce a capire che sono due stringhe, quindi non glielo dobbiamo dire noi. Ok, quindi vabbè, come vi dicevo, non vi volevo soffermare sulla sintassi perché poi con gli esempi diventa ovvio, però insomma una lambda expression è fatta così. Potete o non potete aggiungere i tipi, nella maggior parte dei casi il compilatore riesce ad inferirle per voi. La parte destra dell'espressione non richiede il ritorno, non richiede la keyword return, nel senso che l'ultimo valore prodotto dall'espressione è il valore effettivamente ritornato. Oppure è quello che potete fare, avere un singolo statement, oppure avere uno statement, diciamo un blocco di codice, e in questo caso, come al solito, lo racchiudete fra parentesi graph, tutto qua. Ok, quindi quello che hanno fatto in Java 8 è aggiungere un po' di queste functional interface, ovvero, come vi dicevo, classi annotate con questa interfaccia, ovvero classi che hanno un singolo metodo astratto. Dico classi che hanno un singolo metodo astratto perché in Java 7 è ovvio che un'interfaccia, tutti i metodi dell'interfaccia sono astratti, nel senso che quello che fate in Java 7 è dichiarare semplicemente il metodo. In realtà in Java 8 si possono scrivere implementazioni di metodi all'interno dell'interfaccia, quello che si chiamano default method. Quindi sottolineo questa cosa, un singolo metodo astratto, perché in realtà alcune di queste interfacce hanno più metodi, ma di questi uno solo è astratto e gli altri sono default method. Sono metodi che hanno già una loro implementazione di default. Quello che è successo in Java 8, questa è una cosa interessante se ve lo siete persi, è fino a Java 7 Java ha avuto sempre la multiple inheritance, però a livello di tipo, non di implementazione. Adesso con Java 8 abbiamo anche la multiple inheritance a livello di tipo. Quello che non abbiamo è la multiple inheritance a livello di stato, perché un'interfaccia comunque non può avere uno stato, non può avere delle variabili. Quindi questi default method che vi dicevo in realtà si comportano come metodi statici, insomma, come metodi che non fanno riferimento a nessuna variabile di distanza, perché non c'è, tutto qua. Ok. Quindi, come vi dicevo, sono state aggiunte queste nuove functional interface, nuove interfacce, imparerete ad usarle. Quello che succede, come avrete capito, o come forse ho sottinteso qui, che questa roba automaticamente viene tradotta dal compilatore in un comparator di string, perché il compilatore vede che a destra della dichiarazione, o che in questo caso qua questo metodo ha già un comparator di string, e quello che fa il compilatore è trasformare questa roba qua in questa roba qua. In realtà non è così, però concettualmente è così. In realtà quello che fa il compilatore è usare i virtual
Dynamic Invocation che sono state aggiunte dal bytecode di Java 7. Però questo è un dettaglio implementativo a livello di bytecode che quasi sicuramente quasi nessuno di voi interessa. Quello che mi interessa è che il compilatore si accorge che questo è un buon parametro di string, quindi quello che fa è attorno a questa roba qua ci costruisce la sintassi vecchia, facendo questo trucchetto qua, insomma, è stato necessario cambiare poco a livello di, relativamente poco a livello di implementazione interna, insomma. Come vi dicevo, ci sono tutte queste funzioncine qua, imparerete a usarle. Il predicate è una funzione a cui passate un valore e ritorna true o false, quindi è, per esempio, per fare filtri, dite voglio filtrare tutte le persone che hanno più di 30 anni, quindi gli si passa da un certo person, se c'è di persone maggiori di 30 ritorna true, altrimenti ritorna false, quello è un filtro e si su predicate. Ci sono questo elenco di funzioni, un consumer, una function che appunto è semplicemente una trasformazione da TOU, una funzione di due argomenti, eccetera eccetera eccetera. Non è importante che le vediamo tutte adesso. Ok, perché le lambda expression? Perché è possibile creare, prima di tutto perché in realtà già le stavamo usando, come vi dicevo, ma non si chiamavano lambda expression e richiedevano tutta questa cerimonia, questa verbosità di interclass eccetera, quindi in realtà le stavamo usando già, però concettualmente adesso siamo più invogliati ancora ad usarle, quindi a ragionare in maniera funzionale. E ragionare in maniera funzionale, la prima cosa che implica è di avere API più espressive, più astratte, più generalizzate. Perché? Perché quando invoco un metodo, invece di passare solo parametri a quel metodo, lo vedremo, quando invoco il metodo, invece di passare solo parametri, gli passo pure comportamenti. Una lambda expression è un comportamento, è un altro metodo, quindi sto passando un metodo a un altro metodo, quello che in programmazione funzionale si chiamano high order function. Ok? Ci sono un altro po' di vantaggi, ma magari li elenco con un primo esempio banale, veramente banale, così iniziamo a prendere confidenza con queste lambda expression. Allora, quello che ho qui è una banale lista di sei numeri e quello che vorrei fare è semplicemente stamparli tutti uno dopo l'altro, quindi quello che faccio in Java 7 è semplicemente sta roba qua, e vabbè, insomma, vi fidate che mi stamperà i sei numeri uno dopo l'altro. Aspetta che sto facendo uscire la roba sbagliata. Ok, vi fidate che funziona. Quello che possiamo fare di questo, probabilmente sì. Come si chiama? Stai usando intelligente? Sempre. C'è una presentation mode. Ma l'ho visto che IntelliJ 13 ce l'ha, non mi ci sono ancora. Si legge adesso? Il, voglio dire, la console. Ok, sì, ci devo fare un po' l'abitudine. Allora, questo è quello che facciamo con Java 7, insomma pre Java 8, è quello che si chiama iterazione esterna. Cioè, che sto facendo? Sto da fuori, dall'esterno, come client dell'API, iterando esternamente la collection, in questo caso una lista di interi, e ne sto stampando una alla volta. Ok, perché è sbagliata sta roba qua? La roba qua è concettualmente sbagliata. Io, a
Code Motion l'anno scorso ho fatto l'esempio, visto che non c'eravate lo riporto, insomma, sta roba qua funziona esattamente come quando mia figlia di 2 anni deve mettere a posto i suoi giochi. Quando mia figlia di 2 anni deve mettere a posto i suoi giochi, il processo funziona più o meno così, che c'è un mare di giochi per terra e gli dico, non riesco a dire a Sofia, Sofia, piglia tutti i giochi e mettili a posto. Funziona così, Sofia, che ci sta per terra? Scusate che parlo dialetto ogni tanto, ma come sentite, insomma, le origini milanesi si sentono. Sofì, che si sta per terra? La palla, ok, piglia la palla e mettila a posto. Sofì, che altro ci sta per terra? La macchinina, vabbè, piglia la macchinina e mettila a posto. Che altro ci sta per terra? La bambola, piglia la bambola e mettila a posto. E qua stiamo facendo esattamente la stessa roba. Che c'hai? 1 stambalo. Che c'hai? 2 stambalo. Che c'hai? 3 stambalo. Non funziona così, cioè non è corretta sta roba qua. Quello che vogliamo, che vorremmo dire è stampo tutti i tuoi numeri. O quello che vorrei dire a Sofia, metti a posto tutti i tuoi giochi. Ok? Quindi sta roba si fa con quello che in programmazione funzionale si chiama un'iterazione interna. Cioè quello che faccio è che invece di fare sta roba qua uso il nuovo metodo for each che c'è sulle liste. For each prende un consumer non è altro che una di quelle functional interface che vi dicevo prima, che accetta un valore e ritorna void. Quindi sto consumando i valori uno alla volta. Consumare i valori uno alla volta vuol dire che consumo questi valori appunto uno alla volta, e in questo caso quello che voglio fare è semplicemente stampare. Ok? A questo punto gli sto dicendo stampa tutti i tuoi valori. Questa è la differenza. Quella che vi dicevo prima è una differenza semantica, cioè invece di dire a ogni tuo valore fai questo, fai questo, fai questo, gli dico fallo per tutti. È una differenza semantica che può voler dire relativamente poco, però questa differenza semantica implica almeno un paio di differenze anche dal punto di vista pratico. Facendo un'iterazione interna vuol dire che il compilatore resta in controllo dell'esecuzione. Ok, Sofia resta in controllo di quello che sta facendo, non lo sto dirigendo io. Quindi Sofia potrebbe autonomamente decidere, invece di pigliare un giocattolo alla volta e metterlo nella cesta, potrebbe autonomamente decidere, vabbè, allora piglio la bambola con una mano, piglio la macchina con l'altra e le metto tutte e due nella cesta. Faccio parlare al computation. Oppure, visto che la macchina sta più vicino, piglio prima la macchina e poi vado a pigliare la bambola che sta qui lì. Ovvero faccio riordino delle istruzioni. Ok? E questa cosa la posso fare, il compilatore può farla, perché stavolta sono in controllo di quello che sto facendo, di come sto iterando gli oggetti, perché l'iterazione è interna. Quando l'iterazione è esterna non la posso fare, perché è client da fuori che mi dice prendine uno e fai questo, fai quello su questo qui, prendine un altro e fai quello su questo qui. Ok? Vabbè, giusto per chiarire la sintassi, come vi dicevo, come vi raccontavo, finalmente in Java abbiamo un po' di method di type inference, quindi in realtà potremmo scrivere questa roba qua. Per chi conosce il mio progettino LambdaJ di cui ne parlavo prima con un bel di amici, quello che hanno fatto qui in realtà è che c'è un'altra feature che si chiama method reference, nel senso che quello che si può fare è referenziare un metodo. Questa referenziazione di un metodo si fa con un nuovo operatore in Java 8 che si chiama, è costituito da 2 punti, quindi quello che questa roba qua la posso scrivere in maniera ancora più sintetica in questo modo qua. Ok?
Quindi con questo operatore 2 punti 2 punti sto facendo sto giochetto di referenziare il metodo println dell'output stream di system e passare a quel metodo ognuno una alla volta dei miei n nella lista. Ok? Come vi dicevo, vi faccio notare un'altra cosa, che sto invocando questo metodino for each qui, che è un metodo di list, è un metodo che prima non c'era e che se avessero aggiunto sull'interfaccia list avrebbero rotto la retrocompatibilità con le liste di Java 7. Come funziona sta roba qua? Con quel meccanismo che vi dicevo prima, for each è un metodo di list, ma è un default method, è un metodo che ha una sua implementazione, quindi tutte le classi che implementano list ereditano questo metodo for each dall'interfaccia list, e nell'interfaccia list è dichiarato questo default method for each che fa questo giochetto qua. Ok, quindi questo in realtà è il motivo principale per cui sono stati aggiunti questi default method. Sono comodi anche per noi utilizzatori, nel senso che adesso riusciamo a fare appunto ereditarietà multipla di comportamento, non di stato, come vi dicevo, quindi capita certe volte che abbiamo dobbiamo fare ereditarietà multipla, qualche volta copiamo pezzi di codice qua e là, magari questo ci aiuta a avere un po' di copia e incolla in meno. Posso chiedere se questo tipo di sintassi si può utilizzare con qualunque metodo? Con qualunque metodo. Ok. Con qualunque metodo. Ci sono delle regolette chiaramente di sintassi, quindi qua lo sto invocando su un metodo distanza, su un metodo l'istanza in questo caso è l'output stream, lo posso io invocare su un metodo statico allo stesso modo. Sì. E anche sui costruttori. Anche sui costruttori passa il metodo che si chiama new, quindi due punti new, state costruendo il nuovo oggetto in quel modo lì. Ok. Torniamo di qua. Quindi insomma abbiamo capito come funziona sto giochetto. Qui c'ho la mia functional interface. Quello che faccio, come vi dicevo, è che in realtà sta roba qui viene tradotta in questa roba qui, quindi by age, questo comparator by age, invece di essere scritto così è scritto così, io lo posso passare al metodo collection.sort. In questo caso sto facendo la comparazione dell'età di due persone, ok? E qui invece di dichiararlo e poi di usarlo, lo sto usando direttamente all'interno del metodo, passandolo come nome espresso, tutto qua. Però come vi dicevo, e questa è una dimostrazione, le lambda expression ci consentono di migliorare le nostre api. No, il comparator è un esempio classico, qui comunque sto scrivendo dei dettagli implementativi, ma magari potrei scrivermi un mio DSL carino che mi aiuta a scrivere il comparator e che non è niente che mi sia inventato io, è disponibile in Java 8, che mi aiuta a scrivere il comparator. Quindi quel comparator di prima posso dire semplicemente che voglio fare un comparing, ok, qui ho usato una lambda expression, a quello che avrei potuto fare anche in questo caso è usare la method reference, invece di scrivere p.getAge avrei potuto scrivere person2.getAge, ho fatto qua, ok, quindi è molto più leggibile in questo caso qui, no? Ma quello che posso fare in più, ok, questo mi migliora la leggibilità, ma quello che posso fare in più è che è molto più facile da reusare, perché se io voglio fare il contrario, cioè voglio sortare prima quelli che hanno l'età più alta, c'è semplicemente un metodo reverse che mi fa sta roba sul comparator,
e mi aumenta la componibilità, perché quello che voglio fare è che se due persone che hanno la stessa età le voglio sortare in base al loro nome, posso combinare i due comparator componendoli con questo metodo compuso. Quindi, come vedete, passare il comportamento a un altro metodo mi aiuta a fare queste cosine qui, a migliorare la riusabilità, a migliorare la componibilità. Ok, salto da parti teoriche a parti pratiche, perché per le esperienze che ho fatto nell'ultimo annetto di cui parlo di queste cose, mi sono accorto che anche giustamente, insomma, la maggior parte dei programmatori Java non ha tanto dimestichezza, cioè non è un problema di sintassi, è un problema di metodo, è un problema di paradigma, di avere un paradigma totalmente diverso, che è il paradigma funzionale. Siamo abituati a quello object oriented e quindi si fa un po' più fatica ad usare sta roba correttamente, insomma, semplicemente perché non ci siamo abituati. Questo è una delle principali differenze tra l'object orientation e la functional programming, e la leggete qui, insomma, l'object orientation tende a rendere il codice comprensibile incapsulando le parti che cambiano, la modifica delle parti, e il functional programming invece tende ad evitare che queste parti siano, a minimizzare questi cambiamenti. Ok, vediamo questo con un esempio molto fisso. Allora, vi racconto una storia e ve la racconto sotto due punti di vista: il punto di vista object oriented e il punto di vista funzionale. Ok, la mia storia è che c'è un gatto che cattura un uccellino e se lo mangia. Ok, quindi c'ho il mio oggetto uccello, c'ho il mio oggetto gatto. Il gatto c'ha una proprietà catch, c'è una variabile booleana che mi dice se sta o no, e c'ha due metodi. Quello che fa è che può catturare un uccello e a quel punto vado a valorizzare il campo preda, e poi lo può mangiare, per cui la preda diventa di nuovo null e però il gatto diventa sazio, tutto qua. Quindi la storia che racconto è: crea un nuovo gatto, crea un nuovo uccello, passo l'uccello al gatto e il gatto mangia l'uccello. Ok, tutto qua, e questa è la parte a cui siamo abituati. C'è però l'altra parte della medaglia, che è quella funzionale, che è quella in cui volevo evidenziare quel discorso che vi dicevo prima della minimizzazione di parti che cambiano. Ok, come faccio qui? Uso, e questa è un'altra caratteristica della programmazione funzionale, uso più fortemente il type system, il sistema di tipi. Quindi c'ho il mio oggetto uccello, però c'ho tre flavor di oggetti di gatto. C'ho il mio gatto solo e senza preda, c'ho il gatto con la preda e c'ho il gatto sazio. Ok? Quindi quello che faccio è che la storia che vi sto raccontando qui l'ho proprio espresso con una funzione che ho chiamato storia, che è una bifunction, ovvero una funzione di due variabili che ritorna un valore, in cui le due variabili sono un gatto e l'uccello, e il valore finale ritornato è il gatto sazio. Ok? E quello che succede è che io invoco capture sul gatto, e a questo punto mi ritorna un oggetto di get with catch. Sull'oggetto get with catch io ho il metodo hit, e a questo punto il metodo hit ritorna un fulcetto. Ok? E la mia storia è la composizione di queste due sottostorie. Ok? Quello su cui mi voglio focalizzare è il fatto che vi dicevo prima sull'immutabilità. Bird e final. Non lo sto prendendo il gatto, poi la sto rimettendo a null. Ok? Altra differenza tra object orientation e functional programming è che, come vedete, nella functional programming avete più l'enfasi sui verbi invece che sui nomi.
Ma il valore veramente aggiunto di questa roba qua, non so se l'avete notato, è che questa roba qua funziona perché compila. Non avete bisogno di scrivere una sola riga di un solo rigo di testo. Compila e quindi funziona. Perché vi sto dicendo che compila e quindi funziona? Perché sarò questo affare qua potrebbe succedere che chiamate int su un gatto che non ha la bread, oppure che chiamate capture due volte sullo stesso gatto, su passandogli due volte un oceano, uno sovrascrive l'altro, insomma, vi potete beccare una pointer exception, può succedere un po' di casini. Questa roba qua, siccome compila, funziona, non c'è niente da fare. Perché quello che potete fare è solo su un gatto che non ha una preda potete chiamare capture. E solo su un gatto che ha una preda potete chiamare int. E a quel punto ottenete un gatto salso. Punto. Non c'è possibilità di sbagliare. Compila e quindi funziona. Punto. Ok. Faccio un altro esempio. Dovrei, come vi dicevo, tagliare qualcosina. Vediamo un po', magari inizierei. È chiaro il discorso che vi dicevo di cosa significa passare un comportamento, o vi serve un esempio? Posso saltarlo questo? L'idea qui di questo esempio è che appunto, ok, vi volevo mostrare come filtrare questa lista, e quindi invece di scrivere le implementazioni uso un predicate che mi filtra questa lista, e quindi la posso filtrare in n modi diversi. Questo lo salto, magari che è abbastanza ovvio relativamente a tutto quello che vi ho detto. Ok, questo si riallaccia a quello che vi raccontavo prima, ovvero all'iterazione, alla differenza tra l'iterazione esterna e l'iterazione interna. Quello che succede con l'iterazione interna è che lo stream, in questo caso, che è una nuova interfaccia che è stata aggiunta alla API di Java 8, resta in controllo del flusso. Che cos'è lo stream? Come dicevo appunto, è una nuova collection aggiunta in Java 8. In realtà non è una vera e propria collection, nel senso che non contiene dati. Qui riassumo un po' quello che vi ho raccontato prima con l'esempio di Sofia, la differenza tra iterazione esterna e iterazione interna non è solo un cambiamento sintattico, ma sono quelle cose che vi raccontavo prima, la libreria in controllo, eccetera eccetera. Questo però ve lo volevo dire con riferimento appunto a questa nuova interfaccia che si chiama Stream, che ha queste caratteristiche che ho elencato qua. Quello che succede, o l'idea che c'è stata, è che all'inizio parecchi di questi metodi che vedete qua, per esempio il foreach è rimasto, ma filter e map no, parecchi di questi metodi che vedete qua erano implementati direttamente sull'oggetto list. Il problema di fare sta roba qua è che si creava un'ambiguità tra mutabilità e immutabilità, perché come se il programmatore Java è abituato a usare la lista è in maniera mutabile, cioè togliendoci e aggiungendoci pezzi, invece questi metodi hanno una semantica immutabile, nel senso che ritornano un'altra lista. In realtà non fanno manco questo, perché aggiungendoli su un'interfaccia diversa è stato possibile aggiungere una nuova caratteristica che è la laziness, ok? Perché se avessi dovuto farla sulla lista avrebbe dovuto ritornare un'altra lista, ma farla subito con l'operazione, per esempio col map, no? Il map ce l'avete tutti chiaro cos'è? Ok. Qui invece con lo stream riesco a fare una cosa diversa, ad avere questa fluent pipeline, ma pigra, che vuol dire che quando io sto dicendo filter o map allo stream, lui in realtà non sta facendo assolutamente niente, perché io non gli ho detto che il risultato vuole, ok? Quindi in realtà quello che succede, forse c'è una slide dopo, ok,
quello che succede è che sullo stream ci sono due differenti tipi di operazioni, le operazioni intermedie e le operazioni finali. Tutte queste operazioni intermedie, find e find first, mi sa che stanno qua, mi sono sbagliato, ok, questo lo dico. Tutte queste operazioni intermedie non hanno un'immediata conseguenza, perché non sto chiedendo allo stream qual è il risultato finale che voglio. Ok? Quello che succede è che lo stream in qualche modo registra che voglio fare sta roba. Quando gli chiedo un risultato finale, lui ripercorre la pipeline al contrario e le esegue. E perché è importante sta roba? Ve la faccio vedere con un altro esempio che magari è carino per capire questo comportamento. Allora, ok. Ho la mia solita lista di 6 numeri a cui siete abituati. Quello che voglio fare è tirare fuori. Allora, prendere solo i numeri, lo leggete dal commento, prendere solo i numeri pari, raddoppiarli e stampare il primo che è maggiore di 5. Ok? Quindi quello che faccio è che lo faccio prima in Java 7, mi itero la lista, poi che ho detto prendo solo quelli pari. Faccio così, ok, se n è pari lo raddoppio, ok, e poi che faccio? Questo doppio è maggiore di 5, lo stampo e vabbè, faccio un break così esco dal 5. Ok, quindi sta roba qui ho implementato quel requirement che mi sono scritto nel commentino in Java 8. Quello che fa, come avrete capito, è che uno lo salta, due pari lo moltiplica per 2 diventa 4, che è più piccolo di 5 e passa avanti, 3 è dispari e passa avanti, 4 è pari, lo moltiplica per 2, diventa 8, è maggiore di 5 e finalmente abbiamo trovato il numero che vogliamo e quindi sta a 8. Ok, perché non ci piace sta roba qua? Perché come vedete a ogni requirement si aumenta un livello di nesting, quindi diventa per niente reusabile, diventa praticamente irreggibile, e aggiungere un ulteriore requirement qua dentro vuol dire aggiungere un ulteriore livello di nesting e sta roba prima o poi diverrà totalmente immanutenibile. Ok, quindi quello che voglio fare è perché ho questo problema. Perché ho questo problema? Perché in realtà qui sto facendo 3 cose tutte e 3 insieme, una dentro l'altra. Ok, quindi quello che voglio fare, pure l'object orientation ci insegna, facciamo ogni metodo fa una cosa, la piccola, quanto più piccola è possibile, e la fa bene e fa solo quella. Quindi qui ho 3, diciamo, trasformazioni o filtri o quello che siano, che sono filtrare solo i numeri dispari, raddoppiare un numero e filtrare i numeri che sono maggiori di 5. Allora, visto che ho questi 3 funzioncine che voglio eseguire, quello che faccio è che effettivamente me le scrivo magari proprio come funzioncine e così disaccoppio questo mappazzone di cicli innestati. Quindi magari quello che faccio è mi faccio un metodino, un predicate, ok, a cui passo un numero e ritorna true se il numero è pari. Ok, e
poi mi faccio un metodino che mi raddoppia il numero. Ok, e poi mi faccio un altro predicate che mi dice se il numero è maggiore di 5. Ok, per usare questa roba in Java 7 dovrei fare qualcosa di molto verboso. Dovrei fare qualcosa di molto verboso, imbroglio un po' e me lo copio di qua, se no facciamo se no facciamo notte. Però a parte a parte la verbosità, quello che faccio stavolta dovrebbe essere più chiaro, cioè ho la mia lista originaria, la trasformo filtrando via solo i miei elementi pari e quindi ottengo una seconda lista, la trasformo raddoppiando ogni numero che c'è in quella lista e quindi ottengo una terza lista, la trasformo filtrando via solo gli elementi maggiori di 5 e alla fine ottengo una lista di cui stampo il primo valore. Ok? A questo punto di nuovo dovrebbe stamparmi 8. Chiaramente sta roba non ci piace per due motivi. Il primo motivo è evidente, che è quello della verbosità. Il secondo motivo è un po' meno evidente ed è dove la laziness degli stream è vincente, è che forse non è evidente, ma sta roba qua fa molto più lavoro di quello che dovrebbe fare. Perché fa molto più lavoro di quello che dovrebbe fare? Fatemi fare una cosa, aggiungo dei system out dentro questi metodi, così mi accorgo quando sono invocati. Ok? Mi faccio una roba così. Quello che fa sta a fare, se vedete, ovviamente, che fa il primo passaggio, quindi filtra tutti e sei i numeri, ne restano solo tre, raddoppia tutti e tre, li filtra tutti e tre e alla fine trova l'otto. Quello che fa il ciclo for è una roba, è un flusso diverso. Quello che fa il ciclo for è prende l'uno, vede se è pari. Se è pari poi va bene, l'uno non è pari, prende il 2, vede se è pari, è pari, lo raddoppia, vede se è maggiore, insomma ne prende uno alla volta e lo processa fino alla fine. Questo che vuol dire? Che il ciclo for a processare 5 e 6 non ci arriverà mai, perché 4 già soddisfa i miei requirement. Come faccio a fare sta roba mantenendo con l'iterazione interna, con la laziness dello stream? Perché per scrivere sta roba usando gli stream posso fare una cosa così: ho la mia lista, sulla lista c'è un altro di quei default method che vi raccontavo prima, che si chiama stream, che è quello che fa semplicemente trasformare la lista in uno stream, per cui ho questi metodini che molto utili che ci sono sull'interfaccia stream. E quello che faccio è che in maniera fluente posso applicare queste tre funzioncine che mi sono scritte. Ok? Quindi che cosa volevo fare? Prima voglio filtrare tutti i numeri pari. Ok? Quindi qua ancora uso la method reference di quella funzioncina che mi sono scritto prima. Poi voglio fare un map di tutti i metodi che restano, voglio fare di tutti i numeri che restano, voglio fare una trasformazione raddoppiandoli. Ok? Quindi faccio così e poi voglio fare un altro filtro
voglio fare un altro filtro con l'altro predicate che mi sono scritto prima, che è iscrivere del file. Ok, a questo punto voglio trovare il primo elemento. Find first è l'operazione terminale, quindi è quella che scatena l'esecuzione di tutte le altre. Se non avessi scritto un'operazione terminale, sta roba non farebbe assolutamente niente, perché non gli ho chiesto risultati. Con find first gli ho chiesto risultati. Ok, stampo sta roba. E adesso quello che vedete è che il flusso di esecuzione è totalmente diverso da quello che avevo prima. Quello di prima ve l'ho raccontato. La laziness mi consente di fare sta roba qua. Come vedete faccio molte operazioni grazie alla, mantenendo l'iterazione interna grazie alla laziness dello stream. Ovvero faccio le stesse operazioni che facevo con l'iterazione esterna usando il ciclo for innestato con gli if eccetera eccetera. Ok, l'altra cosa da notare è che questo affare qua non mi sta tornando 8, ma mi sta ritornando un risultato che è optional di 8. Ok, sugli optional magari ci ritorno dopo. Quello che vi dico per adesso è che optional è il wrapper di un valore e serve per modellare eventuali valori null. Quindi quello che si fa in programmazione funzionale di non usare mai la null reference, non esiste la null reference non anti-pattern. Se c'è un valore che potrebbe essere vuoto, invece di tornare quel valore, ritorno l'optional di quel valore. L'optional di quel valore è un valore speciale che si chiama empty. Ok, e sull'optional è l'optional empty e la modellazione dell'assenza di un valore. Poi vedremo un po' più nel dettaglio perché facciamo sta roba. Quello che mi interessa sapere a questo punto però è che in realtà io voglio tirare fuori quell'otto. Ci sono un poco di metodi da usare. In questo caso quello diciamo più comune è che perché sta tornando find first sta tornando un optional? Perché lo stream potrebbe essere vuoto. Se lo stream fosse vuoto, lo stream a valle di tutte queste operazioni di mappaggio e di filtraggio che ci ho fatto in mezzo, se lo stream fosse vuoto non avrebbe nessun risultato da tornare, quindi dovrebbe tornare null, che però come vi dicevo non ci piace, e poi vi spiego perché più nel dettaglio non ci piace. Quindi ritorna un optional di un valore, non di valore, in questo caso però il valore c'è, e per tirarlo fuori ci sono un po' di metodi sull'oggetto optional. Quello che vi consiglio di usare è il metodo else. Else vuol dire se l'optional ha un valore dammi quel valore là, altrimenti or else passate un default che è il valore che viene ritornato quando l'optional è empty. Quindi magari qua ci metto meno 1, in realtà adesso non mi ritornerà meno 1 perché nell'optional c'è 8 e quindi mi ritornerà 8. Ok, ripeto, su questo ci torno perché è importante. Ok, vi ho raccontato, mi scrivo solo un appunto che devo mettere a posto questa slide. Find any e find first, come avete capito, sono terminal method, non sono internet. Anche il primo or match e match. Sì, forse hai ragione. Sì, hai ragione, perché quelle vi danno un po'. La devo rivedere questa slide. Ok, comunque insomma ci siamo capiti. Insomma, quelli che ritornano risultati sono i metodi terminali. Tutti questi altri metodi in realtà ritornano stream, di modo da avere questa. Tutti questi metodi che ho usato qui, filter e map, ritornano stream, per cui io posso continuare a invocare metodi sull'interfaccia stream in maniera fluente di come ho fatto qui. Ok, sì, c'è un altro esempio azioni numeri primi, magari questo lo salto. Questo forse posso farlo velocemente. Qui quello che volevo fare è semplicemente dimostrarvi che
che posso che uno stream in realtà non ha per forza, non è per forza il wrapper di una collection, ma posso creare stream da diverse cose. In realtà posso creare stream infiniti, come vedremo, passandogli un seme, e come eseguire operazioni su questo seme in maniera iterativa, in modo da crearmi uno stream infinito, e poi vediamo cosa ci faccio. Oppure tornando allo stream, o una copia dello stream di immutabilità? Lì non c'è un problema di immutabilità, perché tu non stai eseguendo un'operazione sullo stream. Torna allo stesso istanza di stream se mi stai chiedendo questo, però non c'è un vero e proprio lo modifica perché è perché ogni volta la lambda che mi passa la wrappa, non l'ho provata sta roba qua, la provo. Però in realtà tu non stai facendo un'operazione, quindi non stai violando l'immutabilità anche se fosse lo stesso stream. Però ne stai modificando lo stato interno per registrare quell'operazione, quindi sì. È una buona domanda, la controllo sta cosa. Hai controllato che sono istanze diverse? Sì. Ok, no, non mi è mai venuto il dubbio. L'ultima volta che ho parlato con uno degli esperti di performance eccetera, hanno messo list stream dentro un ciclo e poi hanno preso il garbage collector e hanno detto allochi! Allora, sta storia del garbage collector sotto farmi. Create metodi ma non usate l'immutabilità, poi magari vi dico perché. Ok, qua volevo farvi un altro esempietto, magari qui si vede ancora di più la forza dello stream. Qui è uno degli esempietti che ho fatto nel mio libro, ho un elenco di piatti in un menu, questi piatti hanno un tipo e quello che voglio fare è raggruppare i piatti per tipo. Quindi quello che faccio in Java 7 è che appunto mi creo questa mappa che ha come chiave il tipo di piatto e come valore una lista di tutti i piatti di quel tipo. Ok? E quello che faccio in Java 7 è che mi devo fare sta roba qua. Mi devo fare questo ciclo, creare la lista, quando non c'è una chiave creo una lista nuova, insomma questa storia la sappiamo. E come vedete, ritorniamo al discorso che il rapporto segnale-rumore è abbastanza sceno qua. Quello che possiamo fare in Java 8 con lo stream, che ha lo stesso identico risultato di quella mappa che vi dicevo prima, è questa roba qua, usare collector con il grouping by. Il metodo collector è un altro metodo speciale dello stream a cui si passano questi oggetti collector. Ci sono vari collector predefiniti che sono creabili attraverso the factory method tipo questo groupby. Groupby è un metodo statico che vi crea un'istanza di un speciale di tipo collector, passate questa istanza di speciale di tipo collector al metodo collect e il risultato finale è esattamente quello che avete visto prima. Vabbè, quello che succede è che lo stream viene iterato, c'è una classification function che in questo caso è l'invocazione di getType su dish, e quindi i dish vengono classificati a seconda del loro tipo e la mappa avrà, ok, nel mio esempio queste tre chiavi con la lista dei piatti corrispondenti a ciascun tipo. Ok, vediamo un esempio di raggruppamento un po' più complesso, magari questo è un po' più interessante e vi consente di capire l'interfaccia, la potenza di questa interfaccia e anche la riusabilità. Questo è il data model che vi raccontavo prima, semplicemente questi piatti e il mio menu è un elenco di questi piatti, niente di più. Ok, allora quello che voglio fare, va bene, il raggruppamento di
di piatti per tipo l'avete già visto nella slide precedente, ve lo faccio rivedere velocemente. Ho il mio menu che è una lista di dish, lo trasformo in uno stream, poi ci chiamo collect su, mi creo queste istanze di collector con questo factory method di grouping by, gli passo la classification function, che type, ed è molto semplice. La differenza fra questa roba qua e quella che faceva in Java 7 mi sembra abbastanza evidente, e in realtà è proprio quello il discorso, che abbiamo abbattuto il rapporto segnale-rumore. Qui è praticamente solo segnale, nel senso che stiamo dicendo raggruppa i piatti per tipo, quasi si legge in inglese, no? Ok, sembra quasi SQL. Me la Raul, il coautore del libro che sto scrivendo, ha fatto più volte questo esempio con l'SQL. A me non piace tantissimo, forse perché, però sì, è vero, sì. Sembra SQL per un altro motivo, perché l'SQL è un linguaggio dichiarativo, e questo è non è più procedurale, ma è dichiarativo, perché stiamo dichiarando qual è il risultato che vogliamo, ma non lo stiamo programmando in maniera imperativa, no? Teniamo un esempio un po' più più complesso. Voglio fare una cosa simile, però in questa mappa voglio un singolo piatto che è il piatto che ha il maggior apporto calorico per quel tipo, ok? E vi faccio questo esempio per dimostrarvi come abbiamo visto con la componibilità dei comparator. Qui vi voglio dimostrare la componibilità di questi collector, e in particolare di questo grouping by. Prima cosa, vi posso fare un binary operator, che è quello che mi compara due piatti in base al loro contenuto calorico, ok? Quindi in realtà quello che faccio è che ho, come per i comparator, ho questo altro metodo di utilità maxBy, a cui passo appunto un comparator, e quindi quello che fa il binary operator è comparare due piatti della lista in maniera ricorsiva, e alla fine tirarmi fuori solo il massimo. Scusate, non l'ho spiegato bene. Allora, il binary operator appunto è un operatore binario che dato uno due oggetti mi dà la specifica di come sceglierne uno, ok? In questo caso cosa voglio fare? Dato due oggetti, due dish, voglio scegliere quello che ha l'apporto calorico più alto, ok? A questo binary operator, per fargli fare sta roba, gli devo passare un comparator, e il comparator è quello che vi dicevo io, quello che compara l'apporto calorico dei piatti. Ah, ok, questa è un'altra roba che prima o poi la metteranno a posto. Ci sono delle, per motivi di boxing, autoboxing, battle a pesca, ci sono dei comparator speciali che, per evitare il boxing e l'autoboxing, invece di siccome getCalories è un int, devo dire che è un comparing di int invece di un comparing, tutto qua. Ok, a questo punto sono pronto a crearmi il mio raggruppamento. Quello che faccio ancora una volta è che lo trasformo in uno stream, faccio un collect, faccio il grouping by
pin by type come vi dicevo prima, come ho fatto prima, perché ancora una volta voglio raggruppare i piatti per tipo, ma questa volta voglio fare un'ulteriore cosa che è un reducing, cioè l'effetto di questo grouping, come avete visto, è che i valori delle mappe sono una lista. Su ciascuna di queste liste voglio fare un'operazione di riduzione a un singolo valore usando questo binary operator che mi sono scritto prima. Questa operazione di operazione a singolo a singolo valore la facciamo con quest'altro con quest'altro collector reducing a cui passo il binary operator. Devo rivederlo questo esempio. In realtà volevo farvi vedere. Ok. Vi faccio il risultato finale. Devo rivedermi perché in questo caso non sta funzionando. Ma quello che succede, quello che sarebbe successo, non so perché non sta compilando, non ci voglio perdere tempo, ma quello che sarebbe successo per ora appunto è che reducing ancora una volta vi avrebbe tornato un optional, perché una sottolista potrebbe essere stata vuota, quindi non ci sarebbe potuto essere nessun massimo per quella sottolista. Quindi quello che faccio è applicare l'operazione di reducing, ma sul risultato del reducing faccio un'ulteriore operazione che è quella di l'ID non mi sta aiutando. Ok. Sul risultato del reducing faccio questa ulteriore operazione che è quella di estrarre il valore dall'optional chiamandoci get su. Allora io mi sa che mi sono incasinato con le parentesi per qualche motivo. Nessuna piccola dopo grouping. Ah, ecco qua. No. Ecco perché. Ok. Allora, quindi è che con le parentesi ci si incasina un po'. Sì, passare dallo stile interattivo richiede un po' di esercizio. Sì. Però poi dopo, cioè una volta che inizia il mindset, sì, farlo live non è proprio una bella idea, queste sì. Ok, allora sono riuscito nell'intento. Come vedete IntelliJ non mi sta aiutando granché, perché sta roba compila, però IntelliJ dice che c'è qualche errore di compilazione, l'ID sono ancora un po' acerbi. Forse a questo punto che ho trovato il problema riesco pure a farvi vedere quello che vi stavo raccontando prima. No, non so perché, vabbè, non è importante. Insomma, comunque quello che è importante è che qui ho innestato tre collector uno dentro l'altro, ok? E forse questo
questo grafico spero sia un po' più chiaro di quello che cavolo sta succedendo, è che c'è un primo collector che fa il grouping by, questo collector crea tre sottostream, ok, su ciascuno di questi sottostream viene applicato il collecting and then. Il collecting and then prima fa l'operazione di reducing e sul risultato dell'operazione di reducing fa un'altra operazione che nel mio caso è l'estrazione del valore dall'optional, ok? E questo viene fatto su ciascuno dei tre sottostream risultanti dall'operazione di classificazione e il risultato è questa roba qua, ovvero quello che vi facevo vedere qui, quello che vi facevo vedere qui, cioè order è la pizza più calorica, fish salmon e meat pork. Quindi sì, come diceva Simone, la componibilità bisogna un po' farci la mano, l'IDE ci sono un po' di problemini, l'IDE non aiuta ancora, però si possono ottenere i risultati. Pensate a ottenere lo stesso risultato con l'operazione, con la programmazione imperativa, insomma vi avrebbe portato via un bel po' di lavoro. Ok, quindi avete visto come funziona lo stream, ma il vantaggio principale dello stream è quello che vi raccontavo prima, che avete il parallelismo gratis. Ok, qui sto c'è una lista di impiegati, gli sto filtrando secondo una certa condizione, sto mappando il nome dell'impiegato e quindi li sto stampando, ok? Ma quello che posso fare è fare sta roba in parallelo. E come lo faccio? Semplicemente chiamando parallel stream invece di stream. Creo uno stream parallelo, oppure qualsiasi stream può essere trasformato in uno stream parallelo, ok? E a quel punto il parallelismo gratis, ok? Ve lo faccio vedere con quest'altro esempio che è molto interessante secondo me, che su cui sono andato un po' di discussioni alla Java One anche con Brian Gates e Paul Sandoz, i ragazzi che hanno lavorato sulle Lambda Expression, perché ci abbiamo messo un po' a capire che cavolo stava succedendo, quindi è un esempio interessante secondo me. Allora, quello che voglio fare è fare una somma dei primi n numeri, ok? Quindi io passo a questi metodi questo valore n, ok? E li voglio, e voglio sommare tutti i numeri che vanno da 1 a n, ok? E la faccio in maniera sequenziale e la faccio in maniera parallela. Allora, un modo per farla con gli stream è che, come vi dicevo, è possibile creare degli stream infiniti. Come faccio a creare uno stream infinito? Gli do il valore di partenza e poi gli dico come incrementare quel valore con una lambda expression. Ok? Quindi gli dico lo stream parte da 1 e ogni volta che lo stream che serve un nuovo valore, prendi il valore corrente e incrementalo di 1. Perché funziona sta roba? Perché lo stream è lazy. Non posso avere una lista infinita di numeri, posso avere uno stream infinito di numeri. Ok? Poi che faccio? Limito questo stream ai primi n e così c'ho solo i primi n numeri. Ok, poi faccio una di quelle operazioni che di reduce che vi dicevo. In questo caso semplicemente invoco il metodo sum di sul long. Sta roba, come al solito, vi potrebbe tornare l'operazione di riduzione, come vi dicevo prima, potrebbe ritornare un optional nel caso lo stream sia vuoto. In questo caso siamo sicuri che non lo è e quindi è safe farci get su. Ok? Quindi in questo modo io ho scritto la somma dei primi n numeri.
parallelizzare sta roba è banale. Io faccio così, qui ci scrivo parallel e lo stream diventa un parallel stream. Quello che succede è che lo stream viene diviso in tronconi, ogni troncone dello stream va su un processore, su un core del processore, qui ce n'è 4, e quindi ci stanno 4 operazioni di somma in parallelo che vanno in parallelo, poi dopo le sottosomme i valori finali si sommano e la riduzione viene fatta in parallelo su 4 processori invece di uno. Ok, quale pensate che sia più veloci? Dipende da n. Allora, ok, dipende da n. Usiamo un n significativamente grande. Allora, qui ho usato 10 milioni. Quindi diciamo che è un bel n, c'è un po' di lavoro da fare. Ok? Qui ho usato 10 milioni e quello che faccio è che mi sono fatto un metodino mio per misurare le performance un po' artigianale. Quello che faccio è che gli passo una funzione, eseguo quella funzione 10 volte e ritorna il tempo di esecuzione più veloce fra le 10. Ok, quindi gli passo una funzione, appunto, eseguo 10 volte, misuro il tempo di esecuzione di ognuna e ritorno, così insomma mitico un po' gli effetti del JIT compiler facendoglielo eseguire più volte, no? Quindi quello che faccio è che chiamo questo metodo misurPerf con quel metodo sequential sum che vi dice che è parallel sum, quei due metodi che ho scritto prima. Ok, ripeto la domanda, quale vi aspettate che vada più veloce? Okay. Allora, come vi dicevo, spero che abbia un ottimo parallelo. Come vi dicevo, il risultato è questo qui. Ma la domanda è strana, Allora, lui vabbè, stampa fa 10 esecuzioni, adesso sta facendo quella sequenziale. Quella sequenziale ci ha messo 603 millisecondi. Questa è quella parallela. Questa è quella parallela. Ok? Che cavolo sta succedendo qua? Un team di esperti si è riunito da cena qua. Che cacchio stava succedendo qua? Te? Ma con quanta birra si è riunito? Beh, ok, insomma. Perché quella è quella sufficiente. Cioè, quella sufficiente a raggiungere quel risultato. E insomma vedete qual è il risultato, no? Quello sequenziale ci mette la più veloce esecuzione, ci ha messo 603 millisecondi, quella parallela ci ha messo 2311, quindi quasi 2 secondi e mezzo. Ok, quello che sta succedendo qua dentro è che la laziness dello stream in questo caso sta giocando a nostro sfavore, perché non è vero che ci sta uno stream con 10 milioni di elementi e piglio questi 10 milioni di elementi, ne piglio un quarto e ne metto su un processore e li sommo di là, ne piglio un altro quarto e li metto su un processore e li sommo di là, eccetera. Non è vero questa roba qua. Quello che sta succedendo qua è che ogni volta lui dice fai reduce. Il reduce, che è l'operazione terminal, dice ok, dammi un altro numero allo stream che è lazy. Lui dice dammi un altro numero, glielo dà, genera un altro numero, vede che se è sotto la soglia, cioè se non è generato già più di n, se non è già generato più di n, lo dà l'operazione di reduce e l'operazione di reduce lo esegue. E così finché non arriva a 10 milioni. Sta roba qua, fatta in parallelo, è un dramma. Perché ogni thread gli dice, me ne dai uno e sommo quell'uno là. Me ne dai, però non ho creato un batch di lavoro e l'ho messo su un processore o su un altro o su un altro. Questa roba sta succedendo in maniera lazy, quindi non c'è un batch di lavoro dato da ogni processore. La laziness dello stream mi sta fregando in questo caso. Non sono riuscito, perché non sono riuscito a dividere il lavoro fra tutti i processori, ci sono questi thread e ognuno concorrentemente dice allo stream dammi un valore nuovo, è lo stream che fa da collo di bottiglia che dà un valore nuovo a ognuno di questi grandi qua. Ma lì l'iterator
mettere sullo stream è sempre mai attendo. Esatto, il problema è quello là. Il problema è quello là, è quello di bottiglia lo stream che deve dare sti cose a quattro thread diversi. Simone, non lo so, sai, cioè E-Trade, mi stai dicendo che l'implementazione standard di E-Trade è sincronizzata? Allora, ci devo guardare dentro che fa, però il problema è la laziness in realtà, cioè il problema è che non riesco a creare un batch di lavoro per ogni thread, questo è il problema, c'è un collo di bottiglie. Per risolvere, e infatti se invece di creare uno stream lazy creo uno stream non lazy, in questo caso come lo chiamate stream method? In questo caso ok, di stream, come vi dicevo, ce ne sono diversi flavor, nel senso che ci sta lo stream che è quello generico e poi avete un mid stream, un long stream, un double stream per evitare la che sono stati fatti per evitare il boxing e l'autoboxing, perché poi un'altra delle cose che rallenta entrambe queste cose qua, come vedrete di parecchio, è il boxing. E qui ci devo fare su, ok, questo adesso è quello sequenziale, ne faccio anche qui la versione parallela. Ok, e faccio rigirare la giostra. Vabbè, non faccio andare i primi due, ricordatevi i numeri che vi ho detto, 603 il primo e 2300 il secondo. Ok, allora, prima di tutto evitare boxing e autoboxing aiuta, e lo vedete di quanto. Stavolta finalmente la versione parallela è più veloce di quella sequenziale. In realtà non c'è questa estrema differenza, prima di tutto perché in realtà la mia macchina è un po' vecchiotto, non ha 4 core ma 2 core con l'hypertrading, quindi forse con una macchina 4 core vera la differenza sarebbe un po' più alta, ma poi comunque c'è tutto un overhead che potete capire di spaccare lo stream, rimetterlo a posto. Sta roba all'interno funziona col Firefox Chain Framework, non so se l'avete mai usato, quello che fa è che si fa l'array di 10 milioni, in questo caso l'array di 10 milioni di item viene spaccato in maniera iterativa fino a che non si arriva a una certa soglia, poi ciascun thread lavora su quel piccolo pezzo e poi le cose vengono sommate insieme. Insomma, però quello che è interessante è che qualche volta la laziness può giocare a nostro svantaggio, come in questo caso qua. Ok, scusate, ma vi uso anche come cavi, visto che è la prima volta che faccio che presento questi esempi, così mi segno le cose che non mi piacciono e che voglio migliorare. Solo per avere una cosa un po' più chiara. Quindi la differenza fra le due implementazioni è che in un caso, la prima, allora, tu ogni volta chiedevi un numero. Qui gli sto dicendo, esatto, qui gli sto dicendo di crearlo in maniera iterativa. Quindi gli sto facendo creare un numero alla volta, non sto pigliando 10 milioni di oggetti e spaccandoli. Esatto. Invece nell'altro caso hai creato
probabilmente pure il fork chain, in realtà quello è pure il problema, che il fork chain framework fa casino in questa cosa qua, che esatto, perché il framework che sta sotto può solo andare dallo stream a chiedere il prossimo nodo e quindi non riesce a fare il fork, sì, esatto. Quindi non fa il fork, cioè esatto. Fa il fork per ogni numero. Per ogni numero, sì. Qui invece quello che succede è che ho 10 milioni di numeri pronti e li spacco, perché questi range closed sono dei factory method che non sono lazy, mi creano l'array, lo stream in questo caso così come sta. Ok, quindi penso che sia un po' come avere 5 persone che lavorano per te, ma tutte quante devono spalare la neve nello stesso dialetto stretto, no? Sì, è il classico metodo. Uno spala una cosa, poi dopo va l'altro, eccetera. Invece se tu c'hai il piede largo, spala in parallelo. Quindi la domanda è se c'è ancora il pasto gratis, perché secondo me nel nostro mestiere di pasti gratis ne abbiamo avuti parecchi, insomma, negli anni passati. Il pasto gratis per me vuol dire avere un incremento delle prestazioni gratis. L'esempio che faccio, qualcuno di voi usa Windows, io lo uso mio malgrado perché uso solo su sto PC perché non riesco a installarci altri sistemi operativi, ma se qualcuno di voi usa Windows, fortunatamente nessuno, di quelli che usano Windows, per quello che mi dicono, io non l'ho usato, il più ciofeca Windows che è uscito fuori è stato Windows Vista. E Vista era una ciofeca per un motivo molto semplice, perché quello che è successo prima di Vista, diciamo da 95 fino a 2000 o XP, quello che è successo è che quando Microsoft sviluppava i sistemi operativi se ne fregava relativamente delle performance. Perché se ne fregava della performance? Perché mentre lo sviluppava passavano 18 mesi o 2 anni e nel frattempo i processori andavano due volte più veloce e quindi loro non avevano il pasto gratis, anche se non era super super ottimizzato, per quanto il prodotto era pronto c'erano i processori due volte più veloci e tutto andava a posto. Con Vista è successo che con Vista si è arrivato ai 3 GHz e di là non ci si è mosso più. Quindi il pasto gratis Microsoft non ce l'ha avuto per Vista, e Vista è uscita fuori una ciofeca, perché loro pensavano di avere un altro pasto gratis e invece era lentissimo perché non hanno avuto questo vantaggio. Perché quello che è successo è che invece di avere processore più veloce abbiamo avuto più core, ma Vista non era pronto a sfruttarlo. Quello è successo. Quindi possiamo magari ancora avere pasti gratis, ma per essere capaci di mangiarli stavolta dobbiamo ragionare in un modo un po' diverso. Ok, quindi dobbiamo, ragionando sia in termini di concorrenza che di parallelismo, che sono le due facce della stessa medaglia, quello che non ci piace, quello che non funziona, che intanto sono difficili da ragionarci su e da fare in maniera corretta. Ma perché? Perché quello che facciamo normalmente è avere uno stato, mischiare lo stato mutabile e il parallelismo, e questo porta al determinismo, al non determinismo non c'è niente da fare. Quindi al parallelismo non possiamo più rinunciare per altri motivi, perché pure sul telefonino abbiamo i quattro core. Dovendo rinunciare a una di queste cose, è come vi facevo vedere all'inizio nell'esempio del gatto e dell'uccellino, rinunciare allo stato mutabile, ok? E quindi passare al functional programming, ok? Quindi cosa vogliamo evitare? Vogliamo evitare chiamate bloccanti, sincronizzazioni, lock, perché possono portare a tutti questi problemi che conosciamo bene, che sicuramente Simone conosce bene, mi ha detto che hanno levato tutti i synchronize da agenti, perché è difficile ragionare su sta roba qua, però loro hanno, è tutto mutabile uguale, non so come cacchio fanno, perché non gli piace di rompere le scatole con la patch collector. Poi un giorno Simone ci spiegherà come cavolo fanno.
ma l'idea è che vogliamo avere un modello di concorrenza di, vogliamo essere, andare verso modelli di concorrenza diversi. In realtà quello che succede è che siamo abituati ad un singolo modello di concorrenza, che è quello object oriented di Java, che è fatto di thread, che è fatto di sincronizzazione, di semafori e di lock. Ok? E la maggior parte delle volte sono il male, sono sbagliati, qualche volta sono un male necessario, ma quello che è importante secondo me è che questa roba qua sono il default sbagliato. Ok? Nel senso che abbiamo n modelli di concorrenza, quello che c'è in Java è quello nativo, è quello con i thread, ed è il modello di concorrenza sbagliato, soprattutto per macchine con multicore. Ok? E infatti possiamo avere diversi modelli di concorrenza. Possiamo avere quello nativo di Java basato sui thread e sui lock, possiamo avere quello adattore e possiamo avere quello funzionale. Ok? Giusto per fare un esempietto e comparare questi due. Supponiamo di voler di avere una lavagna e di voler sommare le nostre età su questa lavagna. Quindi io scrivo la mia età qua. Subito dopo facciamo una fila, subito dopo viene lui, cancella, fa la somma con la sua età, scrive il totale, cancella il numero vecchio e così via, così via, così via, e tutti quanti sommiamo le nostre età. Quello che succede è che la risorsa condivisa è la lavagna, dobbiamo sincronizzare sulla lavagna, perché altrimenti se lui spiccia e guarda il valore vecchio, poi somma mentalmente la sua età col valore vecchio, poi lui lo cambia, ci abbiamo il valore rubato e quindi ci abbiamo un errore. E quindi dobbiamo fare una sincronizzazione in questo caso qua. Il modello adattori, non so se lo conoscete, qualcuno mi diceva, Roberto mi diceva che sta usando H, forse avete visto un po' questa roba qua, usa un approccio diverso, un approccio a messaggi, che in realtà secondo me era quello che avevano in mente i papà dell'object oriented vero. L'approccio a messaggi è che c'è un singolo owner del dato, in questo caso un singolo owner della somma, ok, un attore, so io, e tutti voi mi mandate un messaggino, un SMS che mi dite la vostra età e io faccio la somma. Il dato è mutabile ma non è condiviso, io sono l'unico proprietario di quel dato, ok? Questo è l'approccio adattore. L'approccio funzionale invece è diverso, è immutabile. Immutabile che vuol dire? Che io scrivo la mia età su un pezzettino di carta, la passo a lui. Lui somma fa un altro pezzettino di carta, scrive l'età, quello vecchio lo butta e passa quello nuovo a te. Quindi immutabile vuol dire butta via l'oggetto, il valore vecchio, perché è falso, non esiste più. E ho un valore immutabile che appunto in questo caso è l'operazione di redux che vedevamo prima, no? Passa attraverso tutti noi, ognuno somma la sua età e quel valore sta in maniera immutabile in mano a ognuno di noi. Ok? Quindi il discorso qual è? Il discorso è questo qui alla fine. Che se guardiamo questo quadrante di stati, su una coordinata possiamo mettere la mutabilità o immutabilità, e sull'altra coordinata possiamo mettere il fatto se lo stato è condiviso o no. E quello che abbiamo è questo qui. Gli attori funzionano con uno stato mutabile ma non condiviso, e quindi non c'è bisogno di fare sincronizzazione. La programmazione funzionale funziona con uno stato condiviso ma immutabile, ancora qui non c'è bisogno di fare sincronizzazione. Il problema sta qua. È chiaro? Ok, quindi come vedete sto mischiando un po' di cose, pratica e teorie, poi mi dite se vi piace questo approccio. Ma insomma, quello che vogliamo fare in programmazione funzionale sono evitare tutte queste operazioni, evitarle, non farle,
riassegnare una variabile, modificare una struttura, lanciare un'eccezione, pure quella non è un'operazione safe. Stampare sulla console, leggere un input, non farlo questa roba qua. E voi mi dite, ma se non faccio tutta questa roba qua, il mio programma che fa? Scalda il PC e basta. In realtà non è proprio così. Di questo set di operazioni, qualcuna possiamo assolutamente evitarla, e in programmazione funzionale non viene evitata. Vi sto, come vi dicevo, parlando un po' di programmazione funzionale pure dal punto di vista teorico, perché ho la sensazione che la maggior parte di noi ci è poco abituata, ecco, quindi vi faccio vedere, come nell'esempietto dell'uccellino e del gatto, vi faccio vedere i due lati della medaglia. Poi io non sono un talebano, insomma, nel senso, vi faccio vedere il bianco e il nero, poi mettervi alla giusta gradazione di grigio che fa il caso vostro sta pure chiaramente, no? Però in programmazione funzionale tutta questa roba qua non si fa, e tutta questa roba qua si ritarda, ok? Cioè, quello che succede è che faccio un core funzionale e le operazioni di input ed output le spingo all'esterno di quel core. È roba come lanciare eccezione, mutare una variabile in place o mutare una collection, non la faccio. Questo mi consente di non avere sincronizzazione, di non avere block, eccetera, eccetera. Ok? Qua parlo della referenza, trasparenza referenziale, ma magari questo lo salto, se no ci metto molto tempo. Ok. Vai, questo è il mio pensierino sulla mutabilità. Parameter binding è assegnare nomi alle cose, la mutabilità è l'opposto, è uno delle due, se suona un po' strano se ci pensate. Ok, vi ho detto che quella, l'altra cosa che non ci piace fare è mutare le collection. Voglio l'immutabilità, voglio pure l'immutabilità delle collection. Quindi quello che fate per esempio in Java, se l'avete mai usato, c'è una lista che si chiama copy and write, nel senso che ogni volta che ci scrivete un valore nuovo, in realtà quello che succede è che viene copiata tutta la lista con quel valore nuovo su. Sta roba, come mi immaginate, se fate quello che scrittura funziona, l'idea è quella lì, ma se ne fate tante, sta roba ammazza le mani, perché ogni volta devo copiare una lista di un milione di elementi per metterci un valore su dentro. Quello che in programmazione si fa è usare queste strutture dati che si chiamano persistent collection o functional collection, e qui vi ho fatto un esempio, ci sono diversi tipi di queste strutture dati. Io qui ho il mio list ordinata, che è rappresentato come un albero binario, e quello che voglio fare è aggiungerci un altro elemento, ok? Quello che faremo in Java è clonare tutta questa roba qua, ficcarci due dentro, e così nel clone ce l'ho due e nella vecchia copia non ce l'ho. Possiamo ottenere lo stesso risultato senza sprecare così tanta memoria. In questo modo qui, quello che clone sono solo, quindi due avrei dovuto infilarlo qui sotto il 3, quello che faccio invece è clonarmi il path per arrivare fino al punto dove avrei dovuto inserire 2, quindi mi clono 5 e clono 3. E questo 5 qua punta all'8 che c'era prima, e questo 3 qua punta al 4 che c'era prima. Quindi invece di clonare tutta questa struttura dati, ho clonato solo questo piccolo path, e tutta questa area è condivisa dalle due strutture dati, però una punta qui, che è la struttura dati che c'è il 2, e l'altra punta qui, che è la struttura dati senza il 2. Ok, quindi si può salvare capre e cavoli, fare immutabilità, ma farlo in maniera intelligente. Ok, e qua veniamo a un punto che mi sta a cuore: non usate i null, mai. I null sono il demonio, il diavolo. I null
non usate i nati, ok? Perché non usate i nati? Perché sono una fonte di errore, perché peggiorano la leggibilità, perché non hanno nessun significato, nato non vuol dire niente nel vostro domain mode, ok? E più rompono due cose, rompono la filosofia di Java, che non voglio vedere nessun puntatore, non voglio vedere i puntatori, invece il puntatore normale ci sta, e in più rompono il type system, perché no, è di un tipo qualsiasi, è di tutti i tipi, ok? E questo, e mi riaggancio a quello che dicevo prima, è il motivo per cui è stato introdotto con l'oggetto optional. L'oggetto optional è una roba che c'è in programmazione funzionale, che ha diversi nomi. In Scala si chiama option, in Haskell si chiama maybe, ma insomma quello che è un wrapper di un valore che potrebbe non esserci, ok? Di un valore che potrebbe non esserci, e per modellare il fatto che un valore potrebbe esserci o non esserci, io lo dichiaro di tipo optional, ok? E a questo punto vi faccio perdere un ultimo quarto d'ora e vi parlo di monadi, ok? Ok, qui questo è un altro talk che farò in Brasile, quindi insomma parto da un'introduzione un po' diversa. Ma insomma una monade è questa roba qua, ok? Cioè una monade X è monoide nella categoria degli endofunctor di X, eccetera eccetera eccetera, ok? Dov'è il problema? Avete mai sentito parlare di monadi tra l'altro? Quindi una monade, però il discorso è, viene il concetto di monade insieme ad altre strutture viene dalla teoria dalla categoria theory, però a mio parere non c'è bisogno di capire la categoria theory per capire che è una monade, come non c'è bisogno di parlare italiano per cucinare una pizza decente, anche se non è male. Se cercate su Google vi viene fuori sta roba qua. Se provate a scrivere monadis, vi viene fuori l'inizio di quella definizione rigorosa che vi ho fatto vedere prima, una definizione un po' più concisa, e poi iniziano a venire fuori robe strane, tipo monad is a burrito, monad is an elephant, roba così. Il problema è che storicamente questo argomento è stato affrontato da vari blogger in maniera abbastanza fantasiosa, con delle metafore abbastanza ardite, tipo quello del burrito e dell'elefante che ho visto a raccontare, e sta roba è diventata così comune che Google ve la propone fra le prime cose del Google Suggest, insomma. Ma sta roba, secondo me, loro l'hanno fatta con la buona intenzione, ma è totalmente fuorviante. Quella che è una monade è una struttura che mette un valore in un contesto computazionale, e questo contesto computazionale è l'operazione che è incapsulata dalla monade, ok? Vado veloce qui, ma quello che è una monade in pratica è un oggetto che ha queste due operazioni. Quindi ho una monade che wrappa l'oggetto A e ha due operazioni: l'operazione map, a cui passa una funzione da A in B, e quindi trasforma l'oggetto wrappato dalla monade da A in B, tutto qua, ok? È un'operazione di composizione, a cui passa una funzione che trasforma A in una monade di B. Vediamo perché vogliamo usare questa cosa, e torniamo all'esempio delle optional, ok? Allora, facciamo un esempio fisso. C'ho la mia classe person, la mia classe person ha una macchina, la macchina può avere l'assicurazione, e l'assicurazione è un nome.
ma è quello che voglio fare, dato una persona, tirare fuori la compagnia, il nome della compagnia assicurativa che quella persona ha usato per la sua macchina. Quello che faccio, per esempio, normalmente con i NAL è questa roba qua, mi potrebbero aver passato una persona NAL, controllo se non è NAL, la persona potrebbe avere o non avere una macchina, quindi pure controllo se la macchina è NAL. L'assicurazione sarebbe obbligatoria, ma in Italia ci stanno circa 4 milioni di macchine che non ce l'hanno, quindi magari può essere nato pure quella, controllo pure quella, e alla fine finalmente tiro fuori il vino. Mi aspetto che una compagnia assicurativa il nome ce l'abbia, quindi no, non è nato, ok? Invece è importante che non lo sia, come vi faccio vedere, perché cioè è importante per il mio senso. Ok, se non becco nessuna di queste condizioni, poi vi do un nome. Ok, questo primo tentativo di stampare questa compagnia assicurativa, di ritornare il valore di questa compagnia assicurativa, l'ho chiamato dubbi profondi, perché a ogni dubbio l'indentazione del codice diventa più profonda, eh? E si va dentro e sempre più dentro. L'altra alternativa che avete, o un mix delle due ovviamente, ma insomma l'altra alternativa che avete è quella di avere n punti di uscita dal vostro metodo, ovvero fare se persona è nato ritorna a nulla, se carro è nato ritorna a nulla, se solo se è nato ritorna a nulla, finalmente posso ritornare il nome della compagnia assicurativa. Qui il problema, lo vedete, è che ci avete troppe via d'uscita e pure restare sta roba non è facile. Però il problema principale qual è? È che sto modellando con NAL l'assenza di un valore ed è lì l'errore, ok? Proviamo a farlo con questo oggetto di tipo optional, ok? L'optional è una monade, nel senso che ha quei due metodi map e flat map che vi raccontavo prima, poi vedremo pure perché si chiamano così, che fanno? Che hanno, appunto, gli passo una funzione che trasforma t in u, a o b, insomma, trasforma il tipo dell'optional in un altro tipo e quindi in un altro valore, e quindi crea una nuova optional applicando al valore la funzione f, ok? E poi c'è questo metodo flatmap che fa la stessa roba, solo non crea una nuova optional perché la function di per sé già crea un optional e quindi ritorna semplicemente l'applicazione di f a p. Se l'optional è vuota non fa niente, l'optional resta quello che è, ovvero l'optional. Ok, quindi ripensiamo al nostro modello, ok? Abbiamo detto una persona potrebbe non avere una macchina, allora invece di dichiararlo di una macchina lo dichiariamo optional di una macchina. Una macchina potrebbe non avere un'assicurazione, sarebbe meglio se ce l'avesse, ma potrebbe non avere, e quindi lo dichiariamo optional di insurance. Una compagnia di assicurazione registrata alla Camera di Commercio un nome ce lo deve avere per forza, e quindi non la dichiaro di tipo option. Quindi a questo punto ho una garanzia in più che che i dati che ho sono consistenti, perché se questo è null, cioè se la gara non c'è, voi sapete, perché ve lo sapete voi, che nel vostro modello di business la persona potrebbe non avere la macchina. Invece se questo è null, un significato totalmente diverso, manca nei vostri dati. Però questa è una conoscenza che avete voi. In questo modo state trasferendo questa conoscenza implicita del business model nel vostro codice con il type system. Ok? Quindi stiamo usando il type system per modellare i valori null, che potrebbero potenzialmente essere vinti. A questo punto possiamo scrivere sta roba qua, ok? Qu-
Quindi Ola ha questo metodo, se vi ricordate anche la person poteva essere null, quindi gli sto passando in realtà un'option di una person a questo metodo, e faccio questa roba qua. Il metodo getCar applicato di una person ritorna un optional di car, ok? E quindi ci chiamo flatMap su, perché ha la stessa firma di quel flatMap che vi dicevo io. Ha un valore, è una funzione che prende in input un valore e ritorna una monade di un altro valore. Prende in input A e ritorna in input la monade di B, che è l'optional di car. Ve lo faccio vedere con un'animazione che è più facile. Parto dalla mia optional person. Faccio map di person in car. Ok? Quindi che faccio in realtà? Trasformo questa person. Trasformo questa, scusatemi, trasformo questa person con questa funzione. Però getCar su person ritorna un optional di car. Quindi se facessi sta roba, trasformerei person in un optional di car. E quindi avrei un optional di un optional di car. Flat vuol dire semplicemente appiattisci. Ok, quindi appiattisci queste due optional uno dentro l'altro che non mi servono a niente in una singola option. Ok? Stessa roba faccio qua. C'è la car, mappo la car con l'insurance, ho la optional di una optional, appiattisco, ottengo una optional di insurance. Okay. L'ultimo metodo invece è una map. Perché una map? Perché insurance getName, getName su insurance non ritorna un optional di string, ma ritorna una string, perché abbiamo detto che nel nostro business model tutte le insurance company c'erano un nome, e quindi faccio semplicemente map. Ora se ritorna. Ok? Questo succede. Però con un singolo statement fluent abbiamo risolto quel problema lì. Tornando al discorso delle monadi, più in generale, come vedete qui ho usato la lambda expression e qui ho usato le method reference di proposito, ancora per far vedere che sono intercambiabili. In questo caso questo è ancora più chiaro e ancora più compatto. In generale, per quanto riguarda l'idea di monade, su una monade il metodo map definisce come si applica una funzione su quella monade, e il metodo flatMap definisce come si combinano due monadi. Perché? Perché qui che c'avevo la mia optional di una option, il metodo flatMap dice come si combinano queste due. Il flat è la combinazione di una dentro l'altra. In questo caso, se una delle due è empty, il risultato è empty, perché non posso farci nessuna operazione su un motore che non c'è. Quindi questa è la specifica di come si combinano due optional. Ma in generale il metodo flatMap di una monade definisce come si compongono queste due monade. Questa cat non sapevo come usare il flatMap e quindi è venuto fuori. Ho visto questo tweet ieri e ho detto cavolo, questo lo devo mettere nella presentazione. Ok? E ormai se non metti i gattini neanche. E ho anche adempiuto al mio obbligo di mettere i gattini nella presentazione, quindi su quello siamo a posto. Ok? Quindi vado velocissimo su questi gli ultimi 5 slide. Sì. Dimmi, fermati. Sì, qua. Ok. E ho anche quello qua che è più compatta questa cosa. Cosa succede quando person get car ti ritorna, cioè non c'è la macchina? Qua? Sì, l'invocazione di flat. Questo. Allora, person c'è, quindi non è empty. E quindi quando poi chiamo flatMap sull'empty? No, quando sull'empty non ci chiami flatMap. Ah, cioè scusami, ci chiami flatMap ma resta empty. Non fa niente. Non fa assolutamente niente. Se invece non è empty, quello che fa, in questo caso la person, è che applica la funzione sull'oggetto person. Che fa? La funzione in questo caso è getCar sulla person. Se quella che car ritorna empty perché la persona, la macchina non ce l'ha, a quel punto ci avrà un optional empty uguale.
Ok, quindi allora mi prendo gli ultimi 5 minuti così arriviamo alle 9 e ci andiamo a mangiare la pizza. Scusatemi se sono andato un po' lungo. Quindi la monade optional, e vi farò vedere altre monadi in questi 5 minuti, così vedrete che c'è un fil rouge tra tutte queste. La monade optional rende esplicito nel type system la possibilità dell'assenza di un valore. Ok, nascondendo tutta la boilerplate logic della gestione delle null reference. Ok, stream è un'altra monade. Perché stream è un'altra monade? Perché anche stream ha questi due metodi map e flatmap. Ok, map è chiaro cosa fa, l'abbiamo già usato prima. Prende a uno a uno i valori di quella. Torniamo alle firme che è più chiaro. Map è chiaro cosa fa, piglia uno a uno i valori dello stream, li trasforma secondo questa funzione e ottiene un altro stream con tutti i valori trasformati. Flatmap che fa? Per ogni valore crea un altro stream. Quindi il risultato quale sarebbe? Sarebbe uno stream di stream, dove ogni stream interno ha i suoi valori. La composizione della monade stream è semplicemente appiattire lo stream, quindi avere uno stream di n stream, dove n stream ha n valori, vuol dire che avrò uno stream di n per n valori. Questo è l'appiattimento. E qui l'ho usato. Qui volevo farmi un esercizietto. L'esercizietto è: dati due numeri j e d minore di n, voglio trovare tutti i numeri, tutte le coppie j, tale che i più j sia un numero primo. Ok? Quindi mi prendo tutti i primi n numeri, su questi primi n numeri faccio un flatmap. Perché faccio un flatmap? Perché per ogni numero genero un altro stream che è uno stream di coppie. Quindi, per esempio, dato il numero, se sto al numero 5, mi genererò uno stream con le coppie 1 1 5 2 5 3 5 4 5. Ok, quindi in questo modo mi genero uno stream di coppie che tramite l'operazione di flat viene appiattita. A questo punto ho uno stream di tutte le coppie possibili j. Ok, le filtro con questa funzioncina, anche questa fatta con gli stream, che mi dice se un certo numero è pari a uno. Quindi la coppia è questo array j, le filtro sommando gli j e passandole a questa funzioncina, a questo predicate, e poi li metto in una lista. Ok? E quindi sto usando flat map e map pure in questo caso. Vedete che faccio qua? C'ho un i 5. Per ciascun i mi genero un altro stream di tutti i numeri che vanno da 1 a 5. E poi con il map mi genero queste coppie. E poi la flat me le appiattisce, mi appiattisce tutte le coppie. Si ripete quel pattern che vi dicevo prima. L'optional vi dava la possibilità di incapsulare l'assenza di un valore. Lo stream vi dà la possibilità di incapsulare la possibilità di valori multipli, nascondendo il boilerplate di avere loop innestati, qualunque non c'è nome e non iscrivo. Ma ti chiedo dopo, se magari se mi spieghi ancora perché quell'iterator lo fai due volte, cioè sul primo stream, allora, poi potrò farsi a flat map. Ok, allora qui ho tutti i numeri da 1 a n. Ok, poi cosa voglio fare? Allora, il mio obiettivo qual è? È che mi voglio creare tutte le coppie, tutte queste coppie in J, e poi le voglio passare a questo predicate per vedere quale coppie sono prime, quale somma di coppie è prima. Ok, per crearmi questo stream di coppie, che faccio? Per ogni numero che c'è qui, supponi che sto attraversando il numero 5. Per ogni numero che c'è qui genero un altro stream. Quindi quando attraverso il numero 5 io genero uno stream
di numeri che vanno da 1 a 5. Piglio 5, che è i, e questo stream, e li mappo e li metto in un array, che è la mia coppia. Quindi a questo punto avrò 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, ok, in uno stream. Fatta questa operazione per tutti i numeri dello stream esterno, vuol dire che avrò uno stream di coppie. Il flat mi appartisce questo stream in stato che non mi serve a niente. Bisogna solo farci l'occhio, è una fesserina. Posso dire? Dimmelo, lo so, non ti piace, dimmi cosa ti scappa. Prova per cambiare l'esempio con qualcosa che si può toccare. Però questo è proprio banale. No, è sempre banale. Sono io, e porca miseria, c'è stato il numero da un aereo. Faccio un esempio. Cioè, il primo stream è lo stream di ragazzi del Boy Scout. Ok. Il secondo stream è sono tutti i cani di un canile, ok? E tu vuoi tirare fuori da lì tutte le coppie Boy Scout cani, sì, che si piacciono tra di loro. Sì, forse io ragiono un po' più in astratto, sarà una data ragione, non lo so, quel numero è più facile, voglio dire, cioè, se no mi devo smettere di spiegare. Questo è l'oggetto Boy Scout, c'è questo metodo qua, questo è l'oggetto, vabbè, Boy Scout, vabbè, ok, comunque se il concetto è chiaro. Se fai vedere anche solo due cicli for imperativi stati, quindi hai il for esterno, forse è quello, sì. Il for interno che va solo da dal J ha il valore corrente esterno. Forse si genera un sacco di coppie che devi accumulare da qualche parte per poi su cui devi riciclare per vedere. Beh, magari se faccio vedere la parte imperativa. Sì, forse è bene. Però spero sia relativamente chiaro. No, in verità, perché non mi dà fastidio i numeri, secondo me lo sviluppo quello. Sviluppo operativo magari se provate dopo noi ovviamente non stiamo usando Java 8, però usiamo tanto Wawa che ti permette di fare queste cosine qua. Dopo un po' dici, ma perché devo fare due for? Cazzo, faccio un predicato, due filtri in una linea ho scritto tutto quanto. E il predicato lo utilizzi, invece se lo metti dentro un for utilizzarlo è difficile. Comunque, quello che vorrei che mi portaste a casa, insomma, è che questo è un pattern di programmazione funzionale. Quindi con la optional sto modellando la possibile assenza di un valore, qui sto modellando la possibilità di valori multipli. Vediamo un'altra monade, ci sta un'altra monade in Java, l'hanno nascosto ma ci sta, che è completable future, che ha due metodi, ha 50 metodi in realtà, ma di questi 50 metodi questi due sono particolarmente interessanti. Perché ne fanno una moda? Perché se strizzate bene lo sguardo vedrete che questo completable future prende una funzione da t1 e ritorna dal completable future di t, ritorna il completable future di t1, e quest'altro prende una funzione, vabbè, completion stage è la super interface di completable future, quindi prende una funzione che trasforma t in una moneta di t1 e ritorna una moneta di t1. Questa è la map e questo è il flat. Hanno chiamato then apply a single pop out, però quello è. Cioè, non si può vedere questa roba qua che l'ho detto apply. Quello è map e quello è flat. Allora, per rendere più chiara sta roba, ma solo per renderla più chiara, nient'altro, solo con qualche delega fissa, mi sono creato la mia monade promise che wrap un completable future e c'è sta due metodi map e flat map. Ok? Che fanno quello che vi aspettate. Cioè, c'ho due computation length, una che tira fuori la lunghezza di una stringa e un'altra che la raddoppia, e quella che faccio e comporre queste due computation length, quindi crea una promise passandogli la prima lambda expression
che è quella che fa la prima operazione. E con il metodo Fredberg, perché questa qua passa da un valore alla monade del valore trasformato, perché ritorno a promise, faccio una promise di una promise, un future di un future, di qualcosa. Qual era l'esempio che avevamo fatto l'altra volta in pizzeria? Sì, era una... No, ma è perché poi... Non partiamo sempre sulle stesse cose. No, però avevi trovato un ottimo esempio, secondo me, devi usare quello, che io faccio una chiamata a un servizio REST per ottenere una stringa e poi quella stringa è una SQL statement che opero per fare le SQL statement. Non me lo ricordavo già più. Ok. Allora, adesso cioè, a me è così è risultata chiara immediatamente perché non posso fare le SQL statement finché non è ritornato la chiamata. Il primo future. Però io voglio comporre questi due future. Quando mi arrivi il valore del primo, lo passo alla seconda operazione e lo ottengo in un unico. Sto componendo due future, due promise, chiamatele come volete. In una singola operazione con il Fredberg sto appiattendo le due promise, esatto, il future di un future. P lui ha solo composto la chiamata REST e la chiamata SQL, ma non le ha eseguite, cioè non è niente di questo è bloccante, ha solo detto voglio fare prima questo e poi quello, basta. Poi dopo ci sarà la riga dopo, non so se ce l'hai nella slide, farai promise get. No, l'avevo fatta programmando dal liceo sul mid, sì. Quando fai promise get scateni tutta la faccenda. Beh, no, non lo scateni, la stai già scatenando. Blocchi in attesa, quando fai get ti blocchi in attesa che ci sia da fare il valore. Ok. Però lo fai solo quando effettivamente ti serve quel valore, non conta più quanti sensi. Oppure puoi ancora più andare avanti senza, nel senso che ci fai una map su, perché qua ci puoi chiamare pure map, il valore ancora non ce l'ho, ma quando ci sarà, trasformalo con questa altra funzione di map. Ritorno a quel fil rouge che vi dicevo prima, la monade promise rende esplicita nel test system una computazione asincrona, nascondendola la boilerplate logic di staccare thread, acchiappa quello, blocca quell'altro, eccetera eccetera. Quindi vedete che c'è un filo luce tra queste cose. Poi ve lo dico velocissimamente, una delle cose che vi ho detto prima quando parlavo un po' più in astratto di programmazione funzionale è non voglio usare le eccezioni. Perché non voglio usare le eccezioni? Perché sono un set effect, perché mi rompono la trasparenza referenziale, ma tra le altre cose perché non si compongono. Qui per validare una persona sto lanciando eccezioni, quindi le devo bloccare o le devo fare il catch di queste due eccezioni una dopo l'altra per vedere se la persona ha la legge giusta o se ha il nome giusto. Ok. Quello che faccio è che mi voglio fare una validation monad che ha il valore corretto nella parte right nel senso di destra ma pure nel senso di giusta, e l'eccezione eventuale nella parte left. Quindi la validation monad in realtà è una monad in cui o la parte right o la parte left sono valorizzate, non entrambe. E quando è valorizzata la parte right vuol dire che l'operazione è andata a buon fine e il valore sta lì. Quando è valorizzata la parte left vuol dire che l'operazione è terminata con un errore e il motivo dell'errore sta lì. Ok. Ok, quindi qua mi sono fatto, vabbè, vi faccio vedere l'implementazione ma non ve la racconto, semplicemente che mi sono fatto questa classe astratta validation che c'ha due sottoclassi, una che mappa al successo e un'altra che mappa alla failure, e quindi anche in questo caso ritorno col fil rouge che vi dicevo prima, che la validation monad mappa nel vostro type system la possibilità, rende esplicita nel vostro type system la possibilità che ci sia un errore, nascondendo la boilerplate logic del try catch. Quindi questa validation monad non c'è nelle Java 8, è una monad che mi sono fatto io, quindi potete farvi le vostre monadi. E questo è un esempio. Poi vabbè, quello che ho fatto è che
l'ho complicata un po', nel senso che nella parte sinistra dove c'è l'errore in realtà ci ho messo una lista di errori, una lista di errori, perché voglio accumulare questi errori, per cui quando devo validare una person la metto in una wallet validation che all'inizio è di tipo success, ci chiamo due volte flatmap su o n volte per quanto sono le operazioni di validazione che voglio fare, e il risultato finale ho un success con quella persona, ho una validation fail che nella parte sinistra della validation ha la lista delle, delle validazioni che sono fallite. Ok, se volete fare un esercizietto vi propongo un'altra monade da fare. Possiamo andare a mangiare la pizza, scusate.